Apparently, this is our stop. Let's see what's outside. Nothing will come between us now, my sweet. You and I will be good friends. We'll know each other inside and out. Ok, la stavo combattendo la prima volta e mi ha fatto una kill istantanea. Quindi dobbiamo stare attento, attenti a non farglielo fare più. Puoi scalcare Barry, no. Beh, allora schiviamo e via. Visto che abbiamo la schivata mitica. La boss fight non è difficile, il punto è che è lunga. Non è breve. Oh. In pratica adesso con questa schivata ho il 100% di probabilità che i nemici non riescano a colpirmi quando lo faccio. Ok, questo è il tacco con cui mi ha colpito l'altra volta. Oddio. Anzi, stavolta non è stato un instant kill. E non ho fatto neanche tempo a schivare. Cioè, non ho schivato in tempo, quindi sono stato anche fortunato, forse. Oh, portiamo la dopo.
Ho anche un sacco di bottiglie. Quindi usiamole. Barry, attenzione. Non ho fatto il cambio di personaggio in tempo e non mi ha contato il colpo, credo. Non mi ha contato il coso, credo. Oh, cavolo! Abbiamo una bottiglia, quindi possiamo fare qualcosa al volo. Sconfitta. C'erano anche munizioni e un erba. Forse che non ci sono neanche serviti che non abbiamo preso. Strano, però adesso anche il finale sembra uguale. Ho rigiocato la missione. La terza missione e la prima parte della quarta missione erano uguali. Quindi non capisco cosa cambi. Succederà qualcosa adesso.
Yeah! Ti amo! Moira! You did all this for me? Yeah. Sorry it took half a year. Fucking technology. Fucking right up the ass. Stupid Alex Wesker. Arriva Claire a salvare la situazione, me lo sento. Claire, ti sei dai i capelli. Amo anche te, Claire. Ti voglio bene, donazione. Moira, I'm so sorry. You were in trouble. And you came back with a chopper and a sniper rifle, and that's fucking awesome, so shut up! Let me take care of this. Need you, but for now I have this. Yeah. I'll cover you from the chopper. Combatto io? Ho combattuto Barry, fai tu, faccio io. Posso fare io? Faccio io, caricamento. Cavolo, forse ci servivano quelle munizioni. Ah. Fa nulla. Sarebbe interessante poter cambiare fra Claire e Barry adesso. Sarebbe una... eccezionale. Non riesco a capire se è una scena o seppure effettivamente un pezzo che potrò giocare a breve. Ah, ok. Cavolo. Ho l'impressione che questo pezzo sarà complicato. Ah. Ah, i barili, cavolo. Sto mancando tutti, credo. Io sto provando a colpirla nel nucleo di Ouroboros, poi non so se magari non è neanche necessario, perché ci vuole buona precisione da qui. Dannazione, c'era il barile. Sei morta? Yeah.
Oh, eccoli lì. Wow. Ah, munizioni infinite, ottimo. RPG. Oh, sono... Ah, sono Moira adesso. Ah no, sono Claire, ok. C'era l'impadatura. Ah. Claire con l'RPG, questa sì che è una cosa che mi piace. Au. Oh cavolo, e adesso? Ah, forse dobbiamo... Oh, devo ricaricare. Oh cavolo, sbello. Dannazione. Ucciso. Incendiati. Look, Moira, I know I should have let you have your space. It's okay. I gave you plenty of reasons to worry. You held your own out there, Moira. Of course she did. She's a fucking Burton. Yeah, Burton. Li conosco io. Anyway, let's let these guys come in and clean up. Sì, pulita la caverna, c'è lo schifo per terra. So, what are you gonna do now, Barry? I'm gonna go back to being a father. Padre. Questo è un finale, ok? Oh. Ci sono ancora un po' di cose che non sono state spiegate al 100%, però suppongo che... trovando tutti i documenti si possa avere una buona risposta alle cose generali. Bene, ci rivediamo dopo il titolo di coda. Vediamo cosa ho preso. Il rank, magari, anche. Ah, e fra l'altro, so che questo episodio doveva uscire il 25. Tuttavia il 24 è uscito da Life is Strange, episodio 2, e quindi il 25 ho caricato la prima parte del secondo episodio di Life is Strange. E quindi questo finale arriverà il 26, credo. 26, credo. Dopo i titoli di coda discutiamo un po' del finale. E comunque sia, voglio giocarlo ancora una volta. Soprattutto con quest'ultimo finale, che è dannatamente divertente.
Quello è il... Oh, ho capito, forse ho capito. Ho capito. Allora, ci sono delle missioni secondarie che si possono fare. Probabilmente una sarà quella che hanno fatto vedere in quell'immagine prima. E si collega anche alla cosa che non avevo ben capito. Ad esempio il fatto che appena Claire è arrivata in elicottero, Moira gli ha detto... No, Claire gli ha detto: scusa Moira, dovevo tornare a salvarti io, una cosa del genere. Quindi questo fa presupporre che negli ultimi 6 mesi probabilmente Moira è stata sull'isola sempre, tutto il tempo, mentre Claire era tornata sulla terraferma. E probabilmente in questo lasso di tempo si sono svolti, cioè hanno preso luogo gli eventi delle missioni secondarie, suppongo. Ha senso? Penso di sì. Cavolo, quindi 6 mesi su un'isola deserta. Wow. Ecco anche spiegato il costume da sopravvissuta che è anche nei costumi extra. Mm-hmm. Cavolo, mi va davvero di rigiocarmelo in cooperativa, poi. Ho appena realizzato... Beh, non lo già lo sapevo, ovviamente. Che c'è la modalità cooperativa in schermo condiviso. E con una delle prime patch lo hanno aggiunto anche su PC, che inizialmente era solo per console, ma adesso dovrebbe essere anche su computer, quindi... Ma sarebbe divertentissimo, cavolo. Yeah, binari sonori. Resident Evil Generation? Oh. È il film in CGI, giusto? Mi sembra. Dovrò vederlo. Grazie per aver giocato e tu grazie per aver fatto questo gioco. Signora Capcom, gentile. E il finale mi è piaciuto questo. Ed ecco la scena dopo i titoli di coda che cercavo nella prima volta. Claire! Ah, giusto, probabilmente faranno un seguito, quindi... Forse questo potrebbe essere un pre-sequel.
be here any minute. Late last night, one of the BSA. Well, excuse me. Hey, Polly, you see my jacket over there? Natalia, are you upstairs? Come on down and get ready. Oh, Natalia è stata seriamente adottata da Barry, quindi. Ah. Padre. A cage. Went in search of a bird. And now the bird is gone. Yeah. È quello che fanno gli uccelli. Volate. What? War has changed. Oh oh. Sequel. Oh, aspettiamo il sequel. Cavolo. Anche se dovremmo aspettare, penso, un paio d'anni almeno. Ah, ma io aspetterò e lo farò. O chissà, magari se è un sequel direttamente collegato potrebbero farlo uscire prima. Ah, spero. B, stavolta. Eh sì, ci ho sempre messo un po' di tempo. Costume Claire Cecchino. Ah, poi ho scoperto che i costumi sono sbloccati, sì, ma vanno acquistati con i PB, che sarebbero punti bonus, suppongo. Quindi ho diversi... Anzi, magari vi faccio vedere quelli che ho. E volevo discutere anche del... un pochino del finale. Anche se più o meno si è... abbastanza autoesplicato, forse. Ok, sono morto una volta, sì. Quando Alex mi ha fatto quella uccisione istantanea. E due ore. Ci ho messo sempre un po' in quanto... ho esplorato di nuovo. Ah, mi piace esplorare. Cioè, più che altro mi fa comodo. Ok. Vediamo un po'. Oh, 19.000. Mi piace. Ora che ho la schivata cancel, potrò potenziare anche schivata ampia e recupero schivata. Così sarò proprio io immortale. Allora, dicevo comunque sia. Il finale, ho perso anche il filo, mi sono scordato, volevo dire qualcosa nei titoli di coda, ma mi sono dimenticato. Allora, vi ho detto quella cosa del fatto che probabilmente Moira è stata 6 mesi sull'isola, quindi wow. E ci sono appunto per quello anche le missioni secondarie, ovvero le missioni extra. Comunque sì, questo finale era... ovviamente era il finale positivo, molto meglio dell'altro. Anche se hanno lasciato appunto carta bianca per il sequel. Quindi spero che il sequel sia collegato a questo. Ah, ecco di cosa volevo parlare, giusto che... la difficoltà più che altro. Che il titolo non è difficile in sé, magari la prima volta sì. Comunque sia, è fatto per avere una giocabilità davvero ampia, in quanto... potete cambiare, ad esempio come ho fatto io, potete cambiare il finale semplicemente rigiocando la terza missione, non c'è bisogno di rifarvi tutto il gioco da capo. E inoltre le cose che avete preso in un episodio, anche ricominciando il gioco da capo, non verranno resettate, cancellate, come vi avevo già detto, mi sembra. Aspetta, volevo vedere i costumi. Ma non mi ricordo dove sono però. Quindi sì, lo rigiocherò ancora una volta da solo e probabilmente un'altra volta in cooperativa. Ah, volevo vedere dove sono... i costumi. Credo... mi pare che era... ah, impostazioni extra... stabilità. Ecco, queste sono comunque le missioni che vi dicevo. Piccola donna dovrebbe essere una missione secondaria di Natalia e credo la prova di Moira. Non ne sono sicuro. Me li giocherò comunque sia. Forse premi? Ah, ecco, sì, sono i premi, ok. Ecco, perché si possono comprare modellini. Questi per la modella Ride. Oro. Sì, volevo vedere... costume. Allora. Costume Claire classico, costume Claire cecchino, costume Barry classico, la balestra.
La campagna principale dal banco della portone della partita. E questo è Chicago Typewriter, dovrebbe essere il soprannome del Thompson, del Mr. Thompson. E avrei giurato di avere un altro costume, ma forse mi sbagliavo. Concept art, modellino, modellino dei Barry. Comunque sì, mi piacciono i costumi, li prenderò. Quindi sì, mi farà comodo giocare al gioco. Adesso francamente non mi viene in mente nient'altro. Mi sembra di aver detto tutto, se non tutto, comunque sia l'essenziale. Quindi ci vediamo alla prossima. Statemi bene.